Prima di tutto saluto la Sua Eccellenza, la sua presenza è veramente importante per noi perché in questo caso noi siamo un reparto che da tempo, da 50 anni, lavora per la tutela del patrimonio culturale e recupera opere d'arte. Però queste sono situazioni molto diverse dal solito, sono particolari. Perché? Perché si, come avete potuto capire, si recuperano una gran quantità di ex voto, che da un punto di vista artistico probabilmente non sono di altissimo livello, almeno non tutti, saranno un certo numero, potrebbe essere di un livello artistico notevole, ma normalmente il livello è ordinario. Però volevo proprio segnalare con questa nostra presenza che il comando non opera solo per i capolavori, non opera solo per le grandi tele, i grandi furti. Abbiamo all'attivo qualche successo in questo settore, certo, ma in questo caso vorrei far notare a tutti che l'importanza di questo recupero è forse sotto un certo punto di vista ancora maggiore, perché recuperiamo opere che sono importanti a livello devozionale, sono importanti per la comunità che le ha prodotte tanti anni fa, perché sono oggetti che arrivano dal 400, 500, 600. E questo per noi è un titolo d'onore, un titolo di merito, secondo me. L'operazione in se stessa, come forse potrete leggere se l'avete dal comunicato stampa, è un'operazione lineare, non è particolarmente complicata. Abbiamo fatto operazioni più complesse che hanno portato a indagini davvero difficili, alcune volte rocambolesche. In questo caso è bastato fare quello che normalmente non si fa più, cioè controllare attività quindi di prevenzione, perché adesso tutti pensano all'attività di repressione, all'attività operativa, all'intervento, e invece queste cose avvengono solo dopo si faccia una buona attività di prevenzione. E l'attività di prevenzione è il controllo del mercato, che è il mercato online, che è il mercato delle piccole fiere, e il mercato anche che accoglie opere non particolarmente significative. Quelle sono già controllate attraverso la nostra banca dati, sono controllate da investigatori del nostro comando. Quello che invece è importante segnalare è che in questo caso, per esempio, è stato controllato una piccola mostra, una di quelle che forse possono passare inosservate ai più. Ecco, il controllo di questa mostra ha fatto da parte del personale del nucleo di Monza, ha consentito di vedere che c'erano degli ex voto, e gli ex voto non sono oggetti comuni, non sono autovetture, non sono sedie, sono qualcosa che, come ho detto prima, racconta la storia di una comunità, di una persona, di una famiglia. Quindi sono importanti, sono a tutti gli effetti, da questo punto di vista, opere d'arte, e non possono girare nel mercato così come qualsiasi altro oggetto che non abbia questo tipo di valore. Quindi l'interesse dei nostri militari è stato colpito, e da quel sequestro, dal piccolo quantitativo sequestro, si è passati poi alla vera e propria indagine e si è arrivati a individuare due musei che avevano una dotazione cospicua di questi oggetti, tanti di questi oggetti, e quindi ovviamente coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, abbiamo chiesto e ottenuto il sequestro di quello che è diventato un numero veramente ingente, di oltre 6.000 ex voto. Di questi 6.000, pensate, più di 500 non erano italiani, erano del Messico. Ed sono stati restituiti abbastanza recentemente, più o meno un mese fa, il 6 marzo sono stati restituiti dal Ministro dei Beni Culturali italiano al Ministro della Cultura del Messico, in una cerimonia importante, perché
questo tipo di restituzioni consolidano anche i rapporti tra stati e producono anche altro tipo di risultati. E il resto, oltre questi 500 oggetti, sono stati oggetto di indagini. Per ciascuno di loro è stato individuato un passato, è stato individuato per dove erano stati prodotti, in quale santuario, in quale chiesa. Anche, e questo è veramente facile vedendo i dipinti, per quale circostanza. C'è tutta una gamma di cose che riguardano la storia dell'uomo, no? La storia della devozione. È stata veramente molto bella questa indagine, al di là del successo. Quindi tutti questi oggetti adesso saranno restituiti. Alcuni saranno restituiti proprio oggi, simbolicamente, perché quelli che vedrete lì fuori sono una piccola parte dei oltre 400, se ricordo bene, 400 beni che saranno restituiti al santuario di Santa Maria dell'Arco, no? Dell'Arco a Sant'Anastasia. Ma è solo il primo di una serie di restituzioni che interesserà moltissime diocesi italiane. Quasi tutte le regioni italiane, dal punto di vista regioni amministrative, saranno interessate da questi recuperi. Ecco, pensate la vastità, sì, dell'operazione, ma anche quanto è importante oggi lavorare per restituire. Non è la cosa più semplice del mondo, perché bisognerà lavorare molto. Ecco, il maggiore Provenza, il comandante del nucleo di Monza, che ha competenza, dicevo, sull'intera Lombardia, dovrà fare un lavorone, già la sta cominciando a fare, con gli oggetti messicani che sono stati già restituiti. È stata un'impresa abbastanza importante, ma adesso sarà ancora sotto un certo profilo, forse anche persino più bella, perché sarà la restituzione alle singole diocesi, ai singoli santuari. Volevo solo una parola sulla prevenzione. Ecco, l'abbiamo citata prima, è veramente molto importante. Questi furti sono avvenuti, furti, illecite vendite, ecco, cioè una gamma di motivi per cui questi oggetti probabilmente sono stati trovati prima in quel museo, e poi, prima in quella mostra e poi in quel museo, no? E tutto è avvenuto, secondo le nostre indagini, negli anni 50, 60, non oltre gli anni 70, quando forse la sensibilità per la prevenzione non era così alta come oggi, onestamente ci sentiamo di dire che c'è. È di vitale importanza che oggi, più di prima, ecco, ci occupiamo a tutti i livelli. Nelle diocesi si sta facendo un lavoro egregio da questo punto di vista, anche insieme ai carabinieri, tutela patrimonio culturale, ma anche con ovviamente le singole diocesi, proprio per cercare di catalogare, di inventariare tutti gli oggetti appartenenti alle diocesi. E questo è l'unico sistema che noi abbiamo oggi per poter avere, quindi una volta dopo un deprecabile caso di furto, abbiamo la possibilità di avere le cose che servono per cercare questi oggetti, ovvero immagini, descrizione, dimensioni. E la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che è nettamente la prima del mondo, su questo i database si misurano in dati, in pesi specifico di dati. Ecco, la banca dati dei carabinieri di tutela patrimonio culturale raccoglie veramente un numero importantissimo, oltre un milione di oggetti da ricercare. Solo 600.000 foto, perché non tutti gli oggetti, ahimè, soprattutto in passato, non sono fotografati. Ecco, questa è l'occasione per cercare di parlare di questo. La prevenzione è veramente l'unica possibilità che abbiamo per recuperare dopo un furto. Le chiese, gli istituti religiosi, ahimè, continuano a essere tra i più taglienti, tra i serbatoi di arte più interessati dai furti, purtroppo, insieme alle abitazioni dei privati. E stiamo facendo in questo senso un grande lavoro. Per esempio, alla fine dell'anno scorso è stato fatto un ciclo di conferenze, no?
ogni nucleo ha fatto una conferenza, cioè, ha organizzato una conferenza a livello regionale sostanzialmente, no? Ecco, in questa sala, proprio per il nucleo di Monza, organizzato per le diocesi della Lombardia. Ecco, e questo è avvenuto in tutte le regioni d'Italia. Non con questo si cambia il mondo, però si sensibilizza, soprattutto si fa in modo che ci si incontri, in modo che le sensibilità di qualcuno magari invadono anche il campo di altri che sono meno sensibili, e i consigli dell'uno possono portare a ottenere degli ottimi risultati in termini di inventariazione dei beni. Quindi a livello poi centrale è stata fatta un'unica conferenza, una conferenza importante, alla presenza del Ministro dei Beni Culturali e del Presidente della CEI, che hanno fatto un po' il punto, non di una situazione così vaga, ma un punto di situazione che proveniva dalle situazioni riscontrate nelle varie riunioni a livello, diciamo, periferico, chiamiamolo così. È un passo concreto, a mio avviso, per cercare di risolvere, ma cercare di trovare dei sistemi che possano arginare il furto dei beni culturali nelle chiese, che fatalmente sono più esposte, perché sono luoghi aperti, perché sono luoghi che devono lasciare la porta aperta. La banca è molto facilitata in questo, può garantire una miglior sicurezza. La Chiesa, onestamente, ha scopi diversi da questo punto di vista, deve essere aperta. E quindi questo crea oggettivamente dei problemi. Però il lavoro con le diocesi sta cominciando a dare da diverso tempo ormai i suoi frutti. Quella bellissima banca dati che a livello di CEI è stata organizzata, la banca dati B-Web, dà la possibilità di immagazzinare tantissimi dati di oggetti presenti, che poi dopo un eventuale furto c'è la possibilità di mettere quelle informazioni in modo pressoché tempo reale nella banca dati di beni da ricercare. Ecco, quindi io non so se, ma penso che lascerei la parola, anzi forse ho parlato troppo, la parola a Sua Eccellenza. Prego.